Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi ultimo video dedicato alle collezioni di make-up natalizie. Vi ho parlato nei video scorsi di Kiko e di Essence, vi lascio tutto nelle schede o in info box e oggi parliamo di Pupa. Mi è piaciuta molto questa collezione, anche se contiene in realtà pochissimi prodotti, però è particolare perché hanno un packaging che secondo me è veramente carino. La collezione si chiama Rock and Rose ed è particolare perché ha dei toni scintillanti e luminosi, che è un po' una caratteristica, diciamo, delle collezioni natalizie. Ma il packaging è veramente bello, secondo me può essere anche carino proprio regalarla una cosa del genere. Partiamo dagli ombretti, che hanno un packaging stupendo perché hanno questo packaging con la rosa in rilievo, quindi è veramente bello, sembrano già questi una confezione regalo, quindi veramente molto carini. Sono degli ombretti perlati che hanno un effetto molto particolare e un doppio utilizzo, perché se li utilizzate asciutti vi daranno un effetto metallico. Se invece li utilizzate con l'applicatore bagnato vi daranno un effetto più luminoso. Quindi sono, secondo me, particolari, hanno questo effetto 3D luminoso e poi questo packaging che comunque è veramente bellissimo. Poi avremo l'illuminante che è molto leggero, con un effetto setoso e con microperle dorate. Quindi anche l'illuminante. Lo trovo particolare perché ha queste microperle dorate, sicuramente sarà capace di dare molta luminosità al vostro viso. Poi avremo i rossetti metallizzati opachi che sono in grado di dare aderenza alle labbra senza sbavature, quindi insomma è sicuramente una cosa positiva perché di solito la pecca dei rossetti sono proprio le sbavature. Questi promettono di aderire perfettamente alle vostre labbra senza sbavature e comunque mi sembrano dei colori carini. E poi come ultimo prodotto avremo gli smalti che sono opachi ma con effetto perlato, quindi sono un po' particolari. Sicuramente riescono a essere iridescenti e a dare un effetto cangiante alle vostre unghie. Come vedete, questa collezione natalizia contiene pochissimi prodotti perché sono solo 4 o forse 5, comunque sono pochi. Però è particolare perché ha un packaging comunque molto bello, secondo me ha comunque dei prodotti che sono belli, sono notevoli e quindi merita uno spazio sul mio canale perché a me è piaciuta. Bene, io con questo video ho terminato i video dedicati alle collezioni make-up natalizie dedicate ai brand Kiko, Essence e Pupa. Io ho scelto questi perché sono abbastanza economici e perché sono quelli che comunque utilizzo di più. Poi volevo fare un altro video dedicato alle palette, però non di un unico brand, ma una cosa un po' più mista. Comunque poi lo vedrete comunque sul canale. Io per il momento vi invito a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste collezioni natalizie. Se avete comprato qualcosa, mettete un like. Se il video vi è piaciuto, vi mando un bacio enorme.